scientifico. Procuratore, prego. Sì, grazie innanzitutto dell'invito che mi avete rivolto e che ho molto volentieri a partecipare, anche perché è un'occasione per tutti gli operatori, diciamo, del settore, di fare delle riflessioni, un bilancio e tracciare delle prospettive in un settore, in un argomento difficilissimo. Quindi io volevo augurare un buon lavoro, vedo che insomma, i lavori sono a un livello altissimo, anche come interesse. Io posso dire semplicemente qualcosa della mia esperienza, va bene? Perché io non sono uno scienziato della chimica o del diritto, sono un operatore della giustizia e quindi vi posso parlare delle mie difficoltà. Perché io quando sono venuto a Siracusa, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sono venuto con grande entusiasmo e mi sono rimboccato le maniche, però ho trovato delle difficoltà inenarrabili. Soltanto qualche traccia c'è stata nella stampa e all'esterno, ma credetemi, ho trovato delle difficoltà paurose. Soprattutto credevo di trovare un ufficio e un contorno di organismi di polizia giudiziaria attrezzati rispetto alle problematiche che ci sono nel territorio, intendo dire quelle della tutela ambientale. Invece no, non c'era nessuna attrezzatura. Ho visto semplicemente, per usare un termine che va di moda in altri settori, era una sorta di ospedale da campo, cioè dire un organismo di procura, un organismo di polizia giudiziaria che interveniva quando c'erano delle emergenze. C'era un infortunio sul lavoro, c'era un incidente. Allora, questo lo sapevano fare i miei predecessori. C'era stato nel 2004, nel 2005 un'importante indagine, ma poi dopo di allora si è vissuti all'insegna di questo intervento, di questi interventi tampone. Va bene? Poi a un certo momento io mi sono chiesto, ma nel frattempo avevo un'ispezione ordinaria da subire, che poi è andata bene, eccetera. Mi sono dovuto far carico dell'organizzazione dell'ufficio, di riorganizzarlo. E ho visto che i dati a disposizione in questo settore erano insufficienti, approssimativi, e ognuno andava per conto suo degli attori che avrebbero dovuto mettersi attorno a un tavolo. E soprattutto quello che mi incuriosiva talvolta erano degli articoli che apparivano su quotidiani importanti a 8 colonne, in cui si diceva che la responsabilità maggiore dell'inquinamento a Siracusa era dello smog delle autovetture. Sapete benissimo tutte queste cose, io le sto dicendo a me stesso. Oppure mi meravigliavo quando importanti organismi sanitari concludevano le loro analisi dicendo che il livello dei tumori a Siracusa e in provincia era, se non più basso, ma certamente nella media nazionale. Ora, tutte queste cose messe assieme danno un quadro sconfortante a chi vuole intervenire. Quindi io cosa ho fatto? Ho semplicemente fatto un'analisi della situazione, anche perché, badate, questa era diciamo la realtà che ho trovato, ma nello stesso tempo sul mio tavolo, da quando io sono arrivato nel 2013, ogni giorno arrivavano delle segnalazioni, delle grida di dolore dai comuni, dalle associazioni ambientaliste, dai singoli privati. Quindi c'era questo spareggio tra la realtà, tra la richiesta di interventi, di giustizia, eccetera, da un lato che era fortissima, era altissima, e dall'altro lato invece un panorama di interventi, diciamo, scollato, approssimativo, episodico, certamente non adeguato alla realtà dei problemi che poneva il triangolo industriale, petrolchimico, eccetera, eccetera. Guardate,
un petrolchimico, io ho studiato anche la storia e sapete benissimo che questo petrolchimico è stato fonte di ricchezza. C'erano 20.000 dipendenti, non c'era una famiglia nel siracusano che non avesse il suo dipendente. Poi a un certo punto questo petrolchimico si è dimostrato un mostro di causazione di malesseri, di uno strumento di morte. Bene, allora desideravo semplicemente dire questo, che io assieme ai miei colleghi ho costituito un piccolo gruppo di lavoro, sia come polizia giudiziaria, sia come magistrati, e ci siamo messi a lavorare. Abbiamo fatto delle analisi, abbiamo fatto un piano di intervento, delle priorità. La priorità numero uno è stata quella dell'inquinamento atmosferico. Poi c'era anche il problema dei depuratori, c'era il problema dell'infiltrazione nel suolo, nel sottosuolo. Lasciamo stare il mare, che è un problema gigantesco su cui pure si dovrebbe intervenire, e siamo intervenuti laddove era possibile. Per esempio, bonificando la rada di Augusta di carcasse piene di amianto, di navi, della Marina Militare, con la collaborazione della Marina, eccetera, eccetera. Però poi ci siamo concentrati sull'inquinamento atmosferico. Il nostro primo impatto e la nostra prima difficoltà era che a un certo momento chi doveva darci delle informazioni serie a un certo momento allargava le braccia dice sì, vabbè, c'è l'inquinamento, dice, però è impossibile sapere da dove proviene, da quali fonti proviene, perché è impossibile distinguere, cioè, un ragionamento che francamente, insomma, è al limite della rassegnazione. Non era possibile un discorso di questo tipo. Noi abbiamo messo in campo una task force di consulenti tecnici del livello nazionale. Questi consulenti tecnici hanno lavorato a fondo, acquisendo dei dati, eccetera, lavorando sul campo, eccetera, eccetera, e poi un giorno ci hanno detto, dice no, assolutamente, si può benissimo stabilire la percentuale di incidenza dall'azienda X all'azienda Y. Questo ci ha aperto veramente una nuova strada investigativa e ci siamo messi a lavorare. A un certo momento abbiamo fatto il nostro lavoro, questi tecnici ci hanno aiutato moltissimo e poi abbiamo ottenuto dal GIP due sequestri per le due aziende più importanti, la Esso e la ISA. Non se ne parla molto perché è stata messa sotto traccia questa cosa, non ho capito il perché, bisognerebbe dirlo agli operatori dell'informazione. Comunque, noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo ottenuto questo sequestro. Guardate, non abbiamo interrotto l'elaborazione, abbiamo imposto alle imprese determinate prescrizioni. E le prescrizioni erano semplicissime, erano quelle che avrebbero dovuto essere date in epoca risalente, cioè dire un controllo H24, dei dati e una comunicazione immediata. Secondo, la chiusura delle famose vasche responsabili degli olfatti, eccetera, eccetera. Terzo, il discorso di fare un piano serio di abbassamento del livello delle emissioni, sia quelle diffuse sia quelle concentrate. Queste tre cose le abbiamo imposte. Devo dire che le imprese hanno aderito perché non avevano altra possibilità. No, procuratore, ci hanno provato. Faccio dire a noi che ci siamo seduti nel lavoro di AIA. Benissimo. Sì, nel frattempo c'era l'AIA. Attenzione, ho dimenticato una cosa. Io a un certo momento, quando sono venuto qui a Siracusa, ho voluto leggere queste AIA perché non sapevo di che cosa si trattasse. Va bene? Allora, leggendo queste AIA, mi sembrava che fossero dei trattati di chimica, di diritto ambientale, eccetera, eccetera, dove si diceva tutto e il contrario di tutto, dove non c'era, dove si navigava in maniera disordinata e non c'erano
delle coordinate ben precise. Queste sono state le AIA. Alla fine, conclusione del discorso, noi stiamo proseguendo il nostro lavoro. Qui c'è qualcuno, qualche importante consulente tecnico che ha parlato prima di me, che è stato cooptato nella nostra, diciamo, nel nostro lavoro, e quindi noi stiamo continuando a lavorare sia sul piano dell'inquinamento atmosferico con altre aziende responsabili dell'inquinamento, sia sotto il profilo delle problematiche dei tumori, della salute. Lì è un problema enorme su cui noi siamo a vanno zero, ovviamente, però noi stiamo facendo qualcosa. Allora, io sono venuto qua non per autocelebrare me e la mia ufficio, assolutamente, sono venuto qui per dire che noi abbiamo fatto il nostro dovere, perché abbiamo aperto l'ascolto verso il territorio e il territorio ci diceva determinate cose, noi l'abbiamo recepito, lo stiamo facendo e stiamo andando avanti in una situazione di quella che vi ho descritto. Quindi il mio piccolo contributo, il mio e dei miei valorosi colleghi, perché abbiamo messo in campo delle energie nuove che hanno creduto in questo processo di investigazione, eccetera, e quindi sono qua per dirvi che noi abbiamo fatto questo, stiamo continuando in una strada che non è facilissima, però noi non ci arrendiamo fino a quando non avremo altri risultati. Grazie.